Anno 64 d.C. Nerone, imperatore di Roma, è atterrito da singolari presagi. La città e il mondo sembrano aver perduto il favore degli dèi. Altre comete sono apparse nel cielo e sempre l'influsso dell'astro ha provocato rovina ai potenti. Essa indica un mutamento di regno. Un mutamento di regno? Il nuovo regno è il regno di Dio. Pietro, apostolo di Gesù, comunica questa speranza ai cristiani di Roma. Anche Marco Vinicio, che torna dal fronte orientale, avverte i segni di un mutamento. L'amore cambierà la tua vita. Così l'oracolo del dio Mopso conferma a Marco che l'incontro con Licia Callina è destinato ad incidere profondamente su di lui, più ancora dell'amicizia con suo zio Caio Petronio. Marco Vinicio, mio nipote, da oggi vive in questa casa. Al fronte si diceva che Nerone non può fare a meno di te. Nerone. Nerone è come Roma, è tutto l'esatto contrario di tutto. Temo una congiura contro di lui, vede nemici e pericoli dappertutto. Marco si rende conto dei giochi complessi che ruotano intorno a Nerone, le ambizioni di Tigellino, le ambiguità di Poppea. Licia invece lo attrae sempre più, anche con le sue misteriose allusioni a un dio nato in una grotta per la salvezza di tutti. Petronio confida alla fedele schiava Eunice la sua amarezza. Nerone, sentendosi minacciato da una congiura, ha deciso di colpire Aulo e Pomponia, che hanno cresciuto Licia come una figlia. Licia ne è profondamente umiliata. Nerone crede ora di aver placato le sue angosce, ma le parole di una giovane prostituta gli svelano una nuova minaccia al suo regno. Quando verrà il suo regno, non ci sarà più dolore, né malattia, né paura. Per sventare il pericolo, Nerone ordina così al prefetto di Roma, Pedanio II, un'inchiesta sui cristiani. Licia, intanto, sta per lasciare Roma. Vuole tornare nella sua terra, anche se deve rinunciare a Marco. Ma senza motivo apparente, viene arrestata in nome dell'imperatore. Questa gente, che il popolo di Roma considera non senza sospetto, proviene in massima parte dalla Palestina e dalla Galilea. Qui a Roma questi cristiani vivono in condizioni che neppure i cittadini più poveri accetterebbero. Si adattano comunque a tutti i mestieri, soprattutto a quelli più sporchi e faticosi che i romani rifiutano. Con chi arriva in cerca di lavoro dividono il letto e la casa, come se si trattasse di una tenda nel deserto. Anche se a carico di detti cristiani non risultano in particolare indizi o sospetti di reato per delitti contro la persona o i beni dei cittadini, non posso escludere che in questo intrigo di connivenze e complicità tribali trovino aiuto ed asilo criminali ricercati dalla giustizia. Di tutte le notizie che ho raccolto e sto raccogliendo, stenderò memoria scritta, indicando i provvedimenti e le sanzioni che si riterranno necessarie. Iseo, rileggi l'inizio, tutti gli appellativi. A Nerone, Claudio, Cesare, Druso, Britannico, imperatore di Roma.
Aggiungi Salvatore del mondo, anche sugli altri fascicoli. Fra poco sarà obbligatorio chiamare Nerone Salvatore del mondo. Questo vale per ogni genere di documento. Salvatore del mondo per decreto ufficiale del Senato. Quello che non è chiaro è se il mondo lo ha già salvato o se lo sta per salvare. Chilone Chilonide. Bevi, padrone. È amara. Ti farà bene. Ho letto i rapporti della Guardia Palatina. Non c'è traccia di quello che dici. Questa non è la sola stranezza, venerabile protettore della nostra città. Non trovi che sia curiosa la successione dei fatti? Ieri sera, Licia Callina viene arrestata nella casa di Aulo Plauzio. Tu, prefetto di Roma, non sai niente in proposito. Eppure la notizia circola con tutti i dettagli in un quartiere di gentaglia straniera che brulica di cristiani. E tu? Come fai a essere così sicuro che non so niente? Non saresti qui, luminoso padre della patria. Ah sì, e dove sarei? Al palazzo dell'imperatore, per interrogare la prigioniera Licia Callina, come è tuo diritto e prerogativa. Pare che la ragazza sia stata rinchiusa nei sotterranei del palazzo, fra gli schiavi, nei cubicoli accanto alle lavanderie. Questa è un'informazione che mi è costata molto denaro, ma confido nella tua generosità. Fate largo alla lettiga del prefetto di Roma. Largo, 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 fate largo, fate largo. Indietro, state indietro, indietro, indietro. Indietro, fate largo, largo. Indietro, indietro, largo, largo. Fate largo, state indietro, indietro. Fate largo alla lettiga del prefetto di Roma. No, 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 non ce la faccio più ad andare avanti così. E so quello che dico. Più ne trovo e più ne mancano. Tutti chiedono e Faunte deve provvedere a tutto. Prendete nota. 2 schiavi guardarobieri per le tuniche di palazzo e 2 per le toghe dell'urbe. Ne mancano gli addetti alle fibbie, i pulitori di perle, i lucidatori di vasellame d'oro, un cuoco rifinito per cacciagione, 2 massaggiatori robusti e 1 delicato, capito? 1 delicato. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Dove lo trovo uno delicato? Ma tu non sei Fledger? Sì, sono Fledger. Che cosa ci fai qui? Il mio padrone mi ha regalato all'imperatore. Perché non sei venuto a presentarti? Tu sei un profumiere. È un mese che sto cercando un profumiere. No, ti prego, sono stanco di fare profumi. Non sento più gli odori. Vai a presentarti a Epafrodito e fatti accompagnare immediatamente negli appartamenti della divina Poppea. Ma l'hai visto? Ti rendi conto con chi ho a che fare? Ma sì, cosa te ne importa a te di Faonte e dei suoi problemi? Non dire così, Faonte, lo sai che non è vero. Eccola, è laggiù. La ragazza che stai cercando. Tu le hai parlato? Ci ho provato. Risponde solo nella sua lingua, in modo che nessuno riesce a capire quello che dice. Mi chiamo Pedanio. Sono il prefetto di Roma. Sono venuto a farti qualche domanda. Janiakzem Znikimovic. Na pravde? Skoda, bokciałem ci pomóc. Tu hai detto, io non voglio parlare con nessuno. E credo di averti risposto, mi dispiace, perché forse posso aiutarti. Non ho bisogno di niente. Ah, vedo che non sei cambiata. Io non ti conosco. No? Diciamo che non puoi ricordarti di me. Sai, io ho passato 3 anni vicino a Kalitz. A quel tempo segnava il confine. Lì cominciava la tua terra. Ricordo ancora il momento in cui tuo padre ti consegnò a Aulo Plauzio. Si disse che venivi data come ostaggio. Una garanzia per il rispetto dei confini. Non è assurdo? Una bambina come te data in ostaggio.
Io ho sempre pensato che tuo padre avesse trovato il modo di salvarti la vita. Due giorni dopo, sulla via del ritorno, il tuo accampamento fu attaccato da chi voleva continuare la guerra. Furono tutti uccisi. Tu eri alta così, forse anche più piccola, terrorizzata. Non piangevi mai, ma per qualche tempo, qualunque cosa stessi facendo, d'un tratto ti fermavi e chiamavi un nome che nessuno capiva. Come se aspettassi qualcuno che da un momento all'altro tornasse per prenderti con sé. Perché mi stai dicendo queste cose, Pedanio? Cosa vuoi da me? Aulo e Pomponia ti amano come una figlia. È per questo che mi hanno portato qui? No. Ma tu devi aiutarli. Ci sono accuse contro di loro. Nuove accuse. Accuse molto gravi. Nerone ha deciso di distruggerli. No, questo non è assolutamente vero. La clemenza dell'imperatore è grande. Basta mostrare umilmente di esserne degni. Cosa posso fare io? Testimoniare la verità. Quale verità? Vedi, ci sono voci. Ci sono voci secondo le quali la casa di Aulo e Pomponia di recente ha ospitato una persona anziana molto autorevole. Diciamo un vecchio importante, assai rispettato. Voglio essere sincero con te. Finora sull'identità di questa persona noi abbiamo soltanto sospetti. Chi vi è nemico, chi vi vuole male, insiste con Nerone dicendo che il vecchio ospite di Aulo era Seneca. Se Aulo è Seneca, via, via, via. Aulo e Seneca hanno sempre diffidato l'uno dell'altro. Se Seneca ha accettato l'ospitalità di Aulo, il vero motivo non può essere che un'alleanza politica, un complotto criminale contro l'imperatore. Se è così, Aulo sta rischiando la vita. Ma per fortuna c'è anche una versione dei fatti completamente innocua. Si è anche detto che quel vecchio ospite della casa di Aulo e di Pomponia sia stato un tale Simone o Pietro, un Galileo, che ha avuto una vita molto avventurosa. Pare che di tanto in tanto qualche famiglia romana, diciamo per curiosità, inviti questo vecchio straniero presso di sé per sentire dalla sua voce, dicono che sia un racconto straordinario, il ricordo di fatti che sono avvenuti nella sua terra 30 o anche più anni fa. Tu lo conosci? No, non so chi sia. Non hai mai ascoltato un vecchio straniero che raccontava la storia della misteriosa resurrezione di un messia morto sulla croce? Non lo conosco, non l'ho mai incontrato. Cerca di ricordare. Se è stato questo Pietro l'ospite di Aulo e Pomponia, allora l'accusa di congiura non regge più, potranno salvarsi, dipende solo da te. Tu sai che non è così. Tu vuoi la loro condanna da me. Hai parlato di mio padre e di me bambina solo perché io pensassi che mi eri amico. Io sto facendo il mio mestiere. Sì, lo vedo. Ormai riconosco questo tipo di violenza. Con la stessa chiarezza. Io sono certo che il capo di tutti i cristiani vive in questa città. Sono certo che quello che dice è contrario agli interessi di Roma. Il mio solo dovere è quello di riuscire a fermarlo in tempo. Seguimi, ti porto da lei. Nessuno deve sapere che ci siamo incontrati.
lo giuro, non so niente. Non so perché Licia è stata arrestata e non so dove sia. Mi riesce difficile crederti. Perché? Se pensavo che fosse partita. Te lo ha detto lei? Sì, l'ultima volta che l'ho vista. È stato un errore. Licia avrebbe dovuto tacere con tutti, anche con te. Forse c'è una cosa che non sai, noi due... Ti sbagli. Licia mi ha parlato molto di te. Allora se sai quello che sento per lei, come fai ad accusarmi? Tu non volevi che se ne andasse. Di questo sono colpevole. Le hai impedito di partire, di tornare alla sua terra, piuttosto che perderla. Ma che cosa avrei potuto fare? Anche se avessi voluto, io non comando i pretoriani, non sono Nerone. Il nome di Aulo conta ancora qualcosa alla corte dell'imperatore. Ecco, questa è la risposta di Faonte a una nostra lettera. Licia è stata portata a palazzo per ordine di Cesare, su richiesta di tuo zio, Caio Petronio. Di tuo zio, capisci? Ma come fai a dire che non sai niente? Stanotte in sogno mi è sembrato di abbracciare una donna che svaniva fra le mie braccia come fosse fatta di nuvole. Non c'è nessuna donna accanto a me. Forse è per questo che osservo con attenzione l'amore di Marco per Licia. In assenza dei miei, mi interessano i sentimenti degli altri. Quanti sono i postulanti? Il solito. Tre misure di grano a te, Nomidio, dal mio padrone, il nobile Petronio. E una pelle d'agnello a sesta. Lana e tessuto a Flavia, a suo figlio. E quando uscite, restituite la toga. A Lucio date della stoffa. Non dimenticate la toga. Quest'altra pelle d'agnello, Caio Petronio la destina a te. Date grano e lana da me. Avanti, avanti. Gli uomini restituiscano le toghe. Canta, mia musa della città di Romolo, i fastigi e l'opre insigni. Salve, Pogliomo. Eterno usbergo di progenie antica, di settemplici mura ben costrutte, di leggi proficue, di membra atte a sostenere il gladio. L'hai scritto stanotte? Sì. Molto bello. Nobile Petronio, io sono tuo cliente da 2 anni e prima di te di tuo padre. Finora mi sono accontentato di un po' di cibo tutti i giorni. Ora invoco la tua protezione per un fatto grave. All'Anuvio, dove ho un podere, il mio vicino ha spostato i confini del campo e mi ha rubato 3 alberi di pere. Sei... è tutto scritto. Sta tranquillo, ne parlerò oggi stesso con il questore. Reclamo giustizia, Caio Petronio. Glabro Genedone mi ha venduto 2 schiavi falsi. Voglio dire che mi ha venduto 2 uomini liberi facendomi credere che erano schiavi. Ora questi 2 se ne vogliono andare. Che cosa posso fare? Va bene, mi occuperò personalmente di questa faccenda. Nobile Petronio, tu solo puoi rendermi giustizia. Quando vedi Nerone, devi dirgli che Mamerco aspetta una risposta. Te ne ricorderai. Perché l'hai fatto? Perché tu me l'hai chiesto. Io te l'ho chiesto? Ma che dici? Ho visto quanto soffrivi. Dicevi sempre di non poter sopportare il pensiero di vivere lontano da Licia. Ho pensato che volessi trattenerla. Ma non così. Io volevo ancora parlare con lei, convincerla a restare. Oh, sì, d'accordo, capisco, ma tu sai che non ci saresti riuscito. No, hai ragione. Non ti ama abbastanza? Non lo so. Può sembrarti un discorso brutale, Marco. Eppure io ho fatto quello che avresti fatto tu, se solo avessi potuto. Tu hai potuto, ma attraverso Nerone. Sì, certo, grazie all'imperatore. Ho chiesto a Nerone di trasferirla a palazzo. Naturalmente senza dirgli che la ragazza aveva l'intenzione di fuggire da Roma. E insieme abbiamo concertato un piano che l'ha molto divertito. Anche perché gliel'ho presentato come un torto da fare ad Aulo Plauzio, che lui odia. Sta bene a sentire e mi ringrazierai. Dunque, questa sera... l'imperatore festeggerà il giorno della sua nascita e, secondo la tradizione, tutti gli porteranno dei doni e tutti ne chiederanno uno a lui. Ma Nerone ne concederà soltanto uno. Uno spettacolo indecoroso, vedrai tu stesso. Una nobile gara che si dimostra più servile. E allora? Continua. Durante la festa tu chiederai che Licia Callina, figlia del re dei Lici, ostaggio del popolo romano, venga affidata a te, alla tua custodia. La tua richiesta verrà esaudita. E questo sarà il regalo di Nerone. A partire da quel momento, Licia Callina vivrà in questa casa al tuo fianco. Per il resto, ragazzo mio, tocca a te.
Poter disporre totalmente di una donna amata non è sopportabile per un uomo che abbia un minimo di sensibilità. Poter fare di qualcuno quello che si vuole sembra il massimo della libertà, ma invece c'è quasi qualcosa di minaccioso in tutto questo. Se una donna ama un uomo, fa tutto quello che lui vuole. Forse l'amore ha bisogno di limiti. Bisogna che qualcosa ti sfugga sempre per poterla cercare. O forse no. Appena provi a spiegarlo, l'amore diventa un sentimento banale. Perché tu cerchi sempre di capire le cose? Immagino che per uno scrittore sia un dovere. E da cosa capisci se una donna ti ama? Dagli occhi, da come ti guarda, mi dicesti una volta. Ti ricordi, Petronio? Benvenuta, Crisotemide. Un'altra volta mi hai detto che l'amore si capisce dal tono della voce, oppure dalle mani, dal modo in cui si muovono. Mio marito invece mi dice che l'amore si capisce dal vestito. Sì, dal modo in cui si veste. Si può capire se una donna è innamorata o no. Ma ti sei vestita così per la festa di stasera? No, non ci vado a palazzo. I miei gusti non incontrano più quelli di Poppea. Allora per me? Forse, ma tu stasera vai da Poppea. Ti piacciono, Claudia? Non puoi rifiutarti. L'invito alla festa dell'imperatore non è un invito. È un ordine. Ti chiami Atte? È così, vero? Sì. Mi chiamo Atte, sono greca. Ero una schiava. Cesare mi ha dato la libertà. Ho sentito parlare di te. Quello che dice la gente. Tutti a Roma ti conoscono e sanno chi sei. Sono una delle concubine dell'imperatore. Una donna che l'imperatore voleva sposare. Oggi la moglie dell'imperatore si chiama Poppea Sabina. E quella intrigante le ha dato anche una figlia. Tu penserai che io stia parlando così per rancore, perché Nerone si è dimenticato di me. Eppure voglio dirti quello che penso. Guardati da Poppea. Non so perché tu stia qui e quanto ci resterai. Ho avuto soltanto l'ordine di mettermi a tua disposizione. Ma quando ti ho vista così giovane e così bella, mi sono detta, Poppea sarà anche contro di lei. Questo. Anche dopo il matrimonio, quando non potevo darle più fastidio, Poppea ha fatto di tutto per allontanare Nerone da me. Mi ha proibito di amarlo, ma non c'è riuscita, perché io l'amo ancora. Lice, guardati da lei. Poppea pensa che ogni donna sia capace di fare quello che lei stessa ha sempre fatto. La divina Poppea. Claudia. Non devi star vicino a chi non conosci. Trovale una veste. Preparala. Parteciperà alla festa. Deve essere all'altezza dell'onore che le è concesso. Il tribuno Quinto Pollione offre all'imperatore un capolavoro
di Nef, la riproduzione di una sfinge a Sira in smalto e lacche preziose. Gli occhi sono gemme orientali. Una preziosa anfora con decorazioni in oro e avorio da parte del console Rubellio Plauro. La famiglia degli Scriboni, con il padre Augusto e i figli Marco e Fabio, presenta in dono una miniatura aurea del Partenone. Al suo interno una gemma scolpita con le fattezze della dea Atena. Generale Getulo Irpino, un trofeo di guerra strappato a un nemico ucciso in battaglia, la completa armatura di un guerriero sciita, lo scudo intarsiato, la lancia, la corazza, i calzari. Per sincero augurio a te, imperatore di Roma, da un suddito fedele, per una vita lunga e operosa. A chiarimento del suo dono, il generale ricorda che in quel tempo i Ligi avevano sconfitto i Suevi di Vannio e gli Iasigi, ma il loro re condottiero era caduto ucciso da una freccia degli Iasigi. Il senatore Fabio Eufranore dona all'imperatore un cigno scolpito a similitudine del vero. Non sembri a Cesare dono troppo modesto, perché l'opera nasconde una sorpresa. Sollevando un piccolo coperchio da questa scultura inanimata, si libreranno candide colombe. Io non porto doni a Cesare, ma soltanto un omaggio al poeta. Questa è una poesia di Nerone. Egli la recitò per me di fronte al mare di Anzio, in un caldo pomeriggio d'estate. Non venne scritta, ma affidata al vento. Io l'ho conservata nella memoria e stasera la offro a tutti i presenti. Promettimi, mia vita adorata, che questo nostro amore sarà eterno e felice, perché solo così aspetteremo la notte senza timore. Vicino a me, Petronio. Ora, ora! Nerone attore, Nerone teatro! Recita per noi, Nerone! Nerone attore! Poeta Euripide di Atene canta la tragedia del grande re Agamennone, costretto dal volere divino a sacrificare Ifigenia, figlia amata. Ah, povero me! Che cosa posso dire? Da dove cominciare? Quale giogo fatale è caduto addosso a me misero? Che grande fortuna hanno gli umili. Essi possono sfogarsi nel pianto, dire tutto, ma il pianto è vergognoso per colui che nacque aristocratico. E tu, povera figlia mia, fra poco il dio dei morti ti sposerà. Quanta disperazione. Mi sembra di sentire la sua voce. Padre, mi ucciderai davvero? Simili sponsali non auguro a te di farli e non lo auguro a chiunque ti sia caro. Dammi un bacio. Io le dirò. Fammi stringere la tua mano. Dovrai stare a lungo lontano da tuo padre, ma io non voglio
dirti più niente, figlia mia. Non posso. La rugiada delle lacrime mi assale. Appena ti tocco. Appena ti tocco, figlia mia, sguardo d'amore. Di solito il mio spettacolo finisce qui. Ma io conosco anche le parole dette da Ifigenia. Tu, Licia Callina, avvicinati. Ripeti con me, in ginocchio. Padre. Padre. In ginocchio. Padre, non mi fare morire innanzi tempo, ti supplico. Non mi fare morire innanzi tempo. Io fui la prima a dirti padre. Io fui la prima a dirti padre. E fui la prima che tu chiamasti figlia. Guarda, perché almeno abbia questo ricordo di te, morendo. Abbi pietà di me. Della mia vita. Perché piangi? Queste non sono parole mie. Sono state scritte da un grande poeta. Non lo sai? Io sono solo un modesto attore che ringrazia il suo pubblico. Non è la prima volta che la bambina si sente male. Non la devi toccare. Fuori! Tutti quanti fuori! Via tutti! Via tutti! Andate via! Fate largo alla lettiga del nobile Petronio. Che cosa accadrà a Alice adesso? Me lo domando anch'io. Stasera, prima che succedesse quello che è successo alla festa, ero sicuro che quella ragazza sarebbe venuta a casa con te. Ma ora non so che dirti. Fermo. Che succede? Sila, perché ci siamo fermati? Ti stavamo aspettando, nobile Petronio. Sono Muzio, della famiglia del senatore Pisone. Il mio padrone ti prega di fermarti ad onorare la sua casa. A quest'ora? Pisone ha invitato degli amici a banchetto. La casa resterà aperta tutta la notte. La sola casa patrizia dove si ricevono ospiti la stessa sera in cui si festeggia il compleanno dell'imperatore. Immagino che saranno servite delle ostriche. Portate a passo di corsa dal mare, nobile Petronio. Di al tuo padrone che le mie arrivano su un cavallo al galoppo. E digli che se vuole può venire a gustarle a casa mia. Stai tranquillo, Marco. Vedrai che non le succederà niente. Senatore Pisone! Il nobile senatore Pisone! Salute! Salute a te, Petronio. Benvenuto nella mia casa, Pisone. Spero che mi scuserai. Dopo una serata passata dall'imperatore non mi sentivo di affrontare un convegno di amici. Volevo solo consegnarti questa. È una lettera di Seneca. Ah, Seneca. C'era anche lui. Digli che alla sua età non dovrebbe fare tardi la sera. Infatti è andato via molto presto e ha lasciato questo messaggio per te. Conosci il contenuto? Questa lettera è stata dettata nel mio studio e in mia presenza. Lo avevo immaginato.
Seneca è un grande filosofo, ma è anche un vecchio indecente. Che cosa ha voluto farmi? Un rimprovero pubblico? Non è un rimprovero. Ah no? Tu come lo chiameresti? La paternale a un ragazzo discolo? O la tirata di orecchi a un allievo distratto? Qui si parla di ideali repubblicani, di virtù civili. Ma lo sa il maestro che la Repubblica è finita? Che adesso viviamo tutti felici nel segno dell'impero? Nerone è il salvatore del mondo, non lo ha sentito dire? Ora è lui che pensa al bene comune. Ma a che serve fare politica? La politica è morta. Mi si rimprovera di non frequentare il Senato come dovrei. Così dice. Sì, sono queste le sue parole. La prossima volta che lo vedi, Pisone, chiedigli come dovrei, seguendo quale criterio, con quale proposito. Per la cosa pubblica? Io sono stato console. E ancora oggi sono magistrato. Devo anche frequentare il Senato? È il luogo dove ancora vive lo spirito dei nostri padri. Sì, infatti è un luogo pieno di morti, con quelle toghe bianche che sembrano lenzuoli funebri. Dì a Seneca che il bianco mi dà fastidio agli occhi. Più forte! Più forte! Più forte, più forte! Bene, bravi, perfetto, perfetto, eccellente! Siamo venuti a rendere omaggio al grande imperatore di Roma. Adesso proviamo l'applauso a Tegola. Le dita della mano destra sono tenute strette insieme, schiaffeggiando la forma del palmo della mano... Sta insegnando nuovi tipi di applauso. È una sua invenzione. Molto bene. E adesso, a mattone. Mani a conchiglia e incrociate. Così, così. Roma l'imperatore che si merita. Io non voglio avere un popolo. Io cerco un pubblico, Pedanio. Ave Cesare! Che c'è? Mi sono arrivate nuove denunce contro Vipsanio Lenate. Altri due municipi di Sardegna lo accusano di pretendere somme sempre più alte approfittando della sua posizione di rappresentante dell'imperatore. Oltre. I delatori Bebbio Masso e Caro Cestio, tramite Matone avvocato, stanno ricattando la famiglia degli Scriboni. Oltre. Ottavio Sagitta, che è stato tribuno della plebe, ha chiesto a Ponzia di lasciare il marito. Non è chiaro se sia più innamorato di lei o del suo patrimonio. Oltre. L'armatore Vatinio, con i soldi che ha incassato truffando le assicurazioni, si è messo a finanziare le scommesse sui gladiatori. Oltre. Fabulla, moglie di Rufo, ha... No. Oltre. Per quanto riguarda l'indagine da te ordinata sulla setta dei cosiddetti cristiani, ho cercato e continuo a cercare le prove della presenza a Roma del loro capo, un pescatore galileo di nome Pietro. Ritengo sia essenziale procedere all'interrogatorio di questo individuo. Esistono seri indizi di suoi contatti con famiglie patrizie romane. Famiglie influenti. Nomi? Non ancora. È una materia complessa. Ci sono connessioni con la nostra situazione nel Regno di Giudea. Questo dio dei cristiani è potente? Tutti gli dei sono potenti per coloro che ci credono. Fonte. Dio dei cristiani, per la salute della mia piccola Claudia. Ah.
piccola Claudia è stata toccata da mani impure. Sì, lo so. A dirlo non sembra così terribile. Poppea ha ordinato che nessuno mi rivolga più la parola. Condanna al silenzio. È così che si chiama. Se parlo a qualcuno, se chiedo qualcosa, anche se mi metto a gridare, nessuno risponde. Mi dispiace, Alicia. Tutto quello che ti succede è colpa mia. Stai parlando con me? Non sai che ci sono 100 colpi di frusta per chi non obbedisce agli ordini di Poppea? Questo riguarda solo gli schiavi. Eh già, tu sei cittadino romano. Non è un delitto. Nemmeno il mio è un delitto. Si condanna chi ha fatto qualcosa. Io non ho fatto niente. Tutti mi guardano come se avessero paura di me. Tu non hai paura di me? Non mi conosci? E se fossi quello che dicono? Una strega barbara. Potrei farti del male anche solo con lo sguardo. Non dire queste assurdità. I dei ci proteggano! I dei ci proteggano! Benvenuti nella mia casa! Grazie, grazie amici! Chere e Neuco combatteranno per voi! Osservateli bene! E poi decidete su chi scommettere! Neuco o Cherea? Scommettete su quella che riuscirà a resistere più a lungo sott'acqua. Via! Scommettete. Scommettete. Dal modo in cui una donna si veste puoi capire se è innamorata o no. Sono molto ansioso di guadagnarmi un massaggio altrettanto stimolante. Il prossimo incontro io scommetto su Deuco. È più forte e più bello di Cherea. Anche più bello di me. Ma tu sei diverso. Ma sarà Deuco a vincere. Lo credi davvero? Ah. Crisotemide giudica come tutte le donne. Confondono la bellezza con la forza. Invece in questo momento Cherea non ha rivali. Vero Vatigno, tu che sei tutto? Certo.
Ma c'è una cosa che non sa. Che io ho pregato Cherea di risparmiarsi e ho scommesso contro di lui con quel cialtrone di Patinio. Se vinco recupero tutti i danni dell'intera stagione. E se perdi? Pedanio! Ah, non ti aspettavo. Sono anni che non accetti i miei inviti. Preferisco riservare le serate a me stesso. Ai miei vizi, diciamo. Eh già, ognuno ha i suoi. Io, per esempio, la notte non dormo e mi sfogo dando queste feste. Non dormi perché pensi ai tuoi debiti? I miei debiti? No, no, anzi, al contrario. Se perdo quando scommetto, non penso mai al denaro buttato via. Cerco nella memoria se ho avuto dei segni, dei presagi avversi, per poter imparare a riconoscerli quando mi si ripresentano. Anch'io credo ai presagi e penso che a volte i presagi prendono le sembianze di amici, di vecchi amici, di amici sinceri. Immagino che così sia più facile riconoscerli. Sai, io mi sono chiesto se tu ed io siamo veramente amici. Direi piuttosto che forse abbiamo un nemico in comune. Lo so a chi ti riferisci, ma Tigellino non ha fretta. Lui sa fare bene il suo gioco. Per questo non bisogna assolutamente dargli altre armi. Per Tigellino la mia sola esistenza è una prova contro di me. Tuo nipote, Petronio. Tuo nipote, Marco Vinicio, può essere un'arma contro di te. Mio nipote non è che un ragazzo. Dì a Marco di lasciar perdere Licia. Cerca di fargli capire che Licia è la persona sbagliata per lui. Ci sono delle cose che nessuno sa e io posso dirti solo questo. Che da quella ragazza non può venire altro che male. È grave? Sì. Ti sono grato, Pedanio. Ti sono molto grato. Ma che vuole, Pedanio? Cerca di capire. È un avvertimento, un consiglio. Da Licia non può venirmi che male. Ma che cosa significa? Io ti ripeto quello che mi è stato detto. Pedanio te ne ha parlato come di una criminale. Una nemica di Roma e del genere umano. Tu l'hai vista, non ti sembra assurdo? Ne parli come se la conoscessi da sempre. Comunque devo aiutarla, non posso lasciarla così. Allora datti da fare. Entra al palazzo dalla porta principale. Trova alleati, chiedi, paga. Corrompi se necessario. Non c'è tempo e poi lo so, queste cose io non riesco a farle. Solo tu puoi aiutarmi. Non puoi pretendere che sia io a rovinarti. È l'ultima cosa che ti chiedo. Se riuscirò a far liberare Licia ce ne andremo. Partirò con lei. Vivere qui a Roma per noi sarebbe impossibile. Evidentemente io non so cosa significa essere innamorati. Meno male che mia figlia riesce a dormire. Anch'io avevo spesso la febbre da piccolo. Ma sognavo quando avevo la febbre. Sognavo qualcosa che avevo sentito dire per caso da un servo. Mio padre, su un carro veloce, che travolge e uccide un bambino, senza motivo. Io non so che cosa stia sognando adesso la mia piccola Claudia. Lei non parla. Non mi cerca mai. Sua madre l'ha sentita dire delle parole misteriose. Per questo ha paura. Vedi, tu sei molto diverso da Poppea. Sì, sono diverso in questo. Poppea soffre veramente. Io guardo me stesso che soffro. Poppea crede a una forza misteriosa. Crede a un maligno potere che toglie la vita a tua figlia. È quello che le ripetono continuamente i sacerdoti. E tu, Cesare, credi veramente ai poteri nefasti di quella ragazza? So che è una straniera. E gli stranieri odiano Roma e il suo imperatore.
Mandala via, allora. E così non avrà più nessun motivo di odiarti. Ascolta il tuo cuore d'artista. Non hai visto come Licia si commuoveva mentre recitavi? Come potrebbe volere il tuo male e desiderare la morte di tua figlia? Ascolta il tuo cuore d'artista. Non riesco a crederci. È una cosa che non mi sembra possibile. Io non ho nessun merito. Petronio ha convinto Nerone. Stasera stessa sarai a casa mia. A casa tua? Un ostaggio affidato alla tua custodia? No, insieme, al sicuro. Potrai fare di me quello che vuoi. Io voglio quello che vuoi tu. Ci rivediamo stasera, allora. No, no, non così. È come se non dovessimo rivederci mai più. Marco, se succedesse qualcosa... Fate largo alla lettiga del nobile Petronio. Fate largo alla lettiga del nobile Petronio. Fate largo alla lettiga del nobile Petronio. Arrivano! Fate largo alla lettiga del nobile Petronio. Ah, vi prego. Fate largo alla lettiga. Vi prego, datemi una mano. Che è successo? Mi si è rovesciato il carro. Come mai? I cavalli sono scappati. Aiutatelo. Vi prego. A raddrizzare il carro. Aiutatemi. Subito, comprate la strada. Con questa nebbia non abbiamo visto una buca, ehi, ci siamo cascati dentro. Da quella parte. Si è servita di te per scappare. È così chiaro. Tutto quello che ha detto, tutto quello che ha fatto, serviva solo a questo. Devo ritrovarla. Devo riuscire a capire perché. Petronio, signore. Nobile Tigellino. Stavo aspettando. Davvero? Diciamo pure che ti aspetto sempre. So già che un giorno o l'altro mi porterai l'invito molto cortese ma pressante dell'imperatore a tagliarmi le vene. Cesare ha bisogno di te come magistrato. E tu scegli quest'ora di notte per ricordarmi che sono un magistrato di Roma. È un ordine di Nerone. Devi recarti a casa di Pedagno II, prefetto di Roma. È stato trovato ucciso 2 ore fa.